A prezzo insomma di questa assenza dell'ultima ora di letto, al di là appunto degli infortuni e delle defezioni, alcune già note, quale quella di Nizzolo e quella quasi sicura di Castro, è stata la settimana qualitativamente migliore che avete svolto sin qui da un punto di vista proprio dell'intensità, oppure no? No, sicuramente perché si è lavorato con l'intera rosa e avere la possibilità di lavorare con tutti, intanto vedere la partecipazione che c'è sempre, se no si alza la qualità del lavoro e tutti quanti c'è la possibilità di verificare di tutti quanti le cose che si provano. Questo è senz'altro la cosa della settimana migliore. Il fatto che Isco abbia cercato fino all'ultimo di recuperare, dare la sua disponibilità, è in qualche modo un messaggio positivo che ha voluto dare anche al gruppo ed è qualcosa che il gruppo ha recepito anche come appunto voglia di disponibilità. È sicuramente indicativo, tutti quanti vogliono dare un loro contributo in questo momento perché per questa partenza e tutti quanti vorrebbero essere artefici di questa partenza perché in effetti siamo qua al palo, per cui è sicuramente positivo, ma questo gruppo qua lo sappiamo, ci ha riservato sempre degli aspetti morali non. Un'ultima, poi passo la parola ai colleghi. Una sfida così equilibrata a volte può fare la differenza il talento, no? La giocata dell'uomo più rappresentativo. Un duello a distanza tra Barentos e Cassano è inquadrabile in questa sfida oppure sono due entità completamente distinte tra loro? Sicuramente sono due grandi giocatori e non lo scopro io. E sono per le rispettive squadre dei valori aggiunti, però sono sempre convinto che si vince di squadra, il singolo con grande qualità aiuta poi la squadra a fare la differenza. Grazie. Mister, dopo l'allenamento a porte aperte di giovedì, molti giornali si sono focalizzati su un possibile 3-5-2. Io le volevo chiedere invece se in settimana ho avuto modo di provare un 4-2-3-1 e se magari adesso nella sua testa può cambiare qualcosa per l'assenza di Leto. Ma è normale che si tenga sempre in considerazione qualsiasi tipo di soluzione, poi magari le decisioni dell'ultimo momento ti danno altri spunti e su questi poi li ragionerò. Una curiosità, l'eventuale cambiamento è finalizzato più alle caratteristiche dell'avversario o finalizzato di più nella massima espressione dei singoli che hai a disposizione per non mettere in difficoltà altri e farli esprimere al meglio con altri concetti di gioco? Ma io lavoro molto più su noi che sugli altri, se credo che questo è la ricerca nel momento in cui le cose non sono girate come volevamo, io ho il dovere di cercare soluzioni che ci possono dare alternative e dare magari una consistenza diversa. E l'ho fatto in funzione di questo, non in funzione degli avversari, perché gli avversari poi di un momento possono cambiare, per cui non credo che invece bisogna lavorare su se stessi. Un'altra curiosità, com'è il processo dal gruppo all'essere squadra? Perché il gruppo lo sappiamo, essere squadra è una cosa forse secondo me diversa. Allora, io conosco solo un processo, conosco quello di andare in campo e lavorare. E questa settimana si è potuto lavorare con quasi tutti, e questo è senz'altro un aspetto che ho sottolineato prima, ma che continuo a sottolineare, che diventa importante per crescere sotto tutti i profili. Mister, ci sono tre partite in una settimana. Si comincia domani con il Parma, poi c'è la Lazio e poi ci sarà il Chievo. Cominciamo dalla partita di domani, che mi pare possa essere considerata una sorta di crocevia per cercare di cancellare quello che è stato fino ad oggi. Assolutamente, credo che non dobbiamo andare oltre quel pensiero, dobbiamo concentrarci sul Parma, che sappiamo che tra l'altro è una squadra che non rispecchia la classifica che ha, come sono convinto non la rispecchiamo noi, e per cui dobbiamo pensare solo a questo, concentrarci su questa gara, su questa partita, su questa squadra, perché da questo poi passa tutto il resto. Maggiore difficoltà di questa partita, perché il Parma ha assenze importanti così come anche voi. Le difficoltà sono dettate, io parlo per quanto ci riguarda, sono dettate magari dal momento che stiamo vivendo, bisogna invece superarlo con grande lucidità, con grande forza, con grande impatto, cose che nei momenti magari più difficili sono cose che possono venire meno, ma non per mancanza di volontà, ma per insicurezza. Questa insicurezza la dobbiamo lasciare fuori dal campo e entrare in sé.
anche sicuri di quello che facciamo con la consapevolezza che va messo tutto in campo. Mister, invece considerazioni sul Brasile, come l'ha visto durante questi allenamenti? Allora, perché sta sereno, l'ho detto la scorsa volta, mi sembra che abbia questa grande capacità, anche nell'approcciarsi nel modo migliore alle soluzioni, alle situazioni di fisica, quello ordinato che lavora in modo meglio del mondo. Ovvio che anche lui, tra l'altro, ha cominciato mercoledì con noi, ma è un giocatore che più lavorerà nella squadra, e adesso che più lavorerà insieme, più crescerà. In merito a tre sconfitte, avete avuto una costante, vi è sempre mancato il gol del vantaggio. L'episodio che apre la partita in una situazione così è qualcosa di molto importante che vi può anche dare morale e quindi farvi sbloccare. In effetti ci sono dei momenti in cui l'episodio favorevole cambia la tendenza di una gara e fino ad ora da questo punto di vista non siamo stati premiati. Io sono convinto che non bisogna attaccarsi al vertice, alla fortuna, ma che alla fortuna ci sia in mondo e ci si mette delle condizioni poi di aiutarci da soli. Per cui sicuramente in queste gare non abbiamo avuto mai l'episodio positivo che potesse innescare una gara anche diversa, ma sappiamo che gli equilibri, quando il risultato cambia in un modo o nell'altro, si alterano parecchio. Sia a Firenze che a Livorno, in alcune fasi della partita sono nati i gol sull'avversaria da una difettosa copertura della zona morta da parte vostra. È qualcosa su cui ha lavorato, ha adottato delle contromisure, perché insomma, sono state le similitudini tra il secondo gol subito a Firenze e il primo subito a Livorno. È proprio queste sono le cose sulle quali dobbiamo lavorare di più. Quando parlo che questa squadra può crescere proprio per trovare questo equilibrio, un equilibrio che possa avere nelle due fasi grande solidità, e in questo dobbiamo crescere, questo lo dicevo prima delle gare, e lo dico tutto, comunque questa settimana abbiamo messo dentro altri concetti e siamo riusciti a lavorare e sicuramente siamo migliorati da questo punto di vista. Però dobbiamo portare in campo appunto con la lucidità necessaria. Vedendo l'assenza di Leto, accelera il passaggio titolare di Guarente e poi quanto la zona centrale, per esempio battuta anche dal Parientos Brasile, potrebbe diventare una zona molto importante di vista della partita. Se è vero che le partite si decidono sempre nella zona nevralgica, credo che poi anche questa possa essere una chiave di lettura che consolida questo aspetto, questa domanda. Per cui sono convinto che ci sia in certe zone del campo ci deve essere sempre la forza di avere superiorità numerica, di portare comunque a fare giocate sicure, tutto questo che dobbiamo crescere. Non so se mi avete parlato prima, faccio una domanda stesso. L'eventuale cambio di nuovo potrebbe essere interpretato anche come un segnale di non confusione, ma comunque insomma 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2. È vero che ogni allenatore deve cambiare in base ai 2 miliardi a disposizione e sfruttare al massimo le caratteristiche della squadra del gruppo, però può essere interpretato in questa maniera? No, assolutamente, quando per un'anzi noi abbiamo iniziato la prima parte del tiro con 4-2-3-1 perché volevamo consolidare un aspetto che ci aveva premiato lo scorso anno. E poi erano adesso da parecchie partite che scendevano in campo sempre con lo stesso modo. Il fatto di cambiare qualcosa credo che sia la ricerca poi non interpretata come confusione, ma sia la ricerca invece di consolidare delle cose che visti i risultati vanno consolidate in un'altra maniera. Proprio quando parliamo di confusione siamo poi strani, anche perché non è assolutamente così. Un segnale che poteva essere trasferito? No, ma no, perché se pensiamo, non siamo mica dei matti, cerchiamo di metterci nelle condizioni di fare di più. Visto che quello che abbiamo fatto fino ad ora non è servito, non è bastato, e anche se in alcune fasi delle gare abbiamo fatto anche molto bene, in alcune fasi invece abbiamo fatto male, questa è la realtà, e le abbiamo pagate più del dovuto, allora bisogna cercare di migliorarci e di andare anche oltre e rivedere poi certe cose, certi concetti che possono essere cambiate anche in funzione di caratteristiche che possono essere diverse. Invece una cosa che si notava, normalmente l'anno scorso il carattere era
questa squadra. Grande reazione, grande veemenza, grande agonismo. Non c'è la sensazione che in questo momento qualcosa sia venuta meno o qualcosa sia meno di livello rispetto all'anno scorso? Può essere che siamo partiti convinti che le cose arrivassero in maniera naturale, e invece le cose bisogna cercare, e di questo ne abbiamo pagato le conseguenze e siamo rimasti scottati. È ovvio che questo messaggio deve essere chiaro a tutti noi che andiamo in campo e tutti i giocatori vanno in campo. E si deve mettere una grande carica politica, si deve mettere la voglia di lottare, la capacità di lottare, perché questa squadra ce l'ha. Probabilmente, quando siamo partiti eravamo convinti che le cose arrivassero con grande naturalezza, invece bisogna sempre andare a cercare con una caparbietà, con una forza, con un impeto che deve essere fuori dal normale sempre per il canale. Sei contento della reazione dei macchinari? Oppure forse quando c'è un cambio in corsa è lecito a prendersi qualcosina in più? Ma io credo che quando siamo, è ovvio che in queste partite purtroppo il centrale si è trovato sempre in una situazione difficile entrare, per cui non credo che sia, ovvio che io mi aspetto tanto da tutti, di più da tutti, questo me lo aspetto ogni giorno, non solo nelle gare, per cui però ecco, fare una distinzione tra quelli che partono e quelli che entrano non è giusto. È il momento più difficile da quando lei è a Catania, oppure sono solo i risultati, perché poi tutto il resto va come nel passato? E un'altra cosa, se è più difficile lavorare quest'anno rispetto all'anno scorso? Sì, viviamo dei risultati, perché è più difficile di conseguenza i risultati. Poi perché se quando non vengono risultati non viene gratificato il lavoro, la gratificazione del lavoro è tangibile solo con i risultati, per cui per questo sicuramente io, però per quel che mi riguarda, sto lavorando, cercando di dare appunto tutti questi segnali e di apportare tutte queste cose che abbiamo appena detto con la massima forza, non sempre fatto. Poi possiamo vedere i risultati, sicuramente in questo momento siamo dietro, siamo ancora al palo e ci mancherebbe che non fosse così, che non fosse un momento più delicato. Non lo vorrei per tutti i risultati. L'esclusione di Orno di Monzon ha fatto scattare la scintilla, visto il giocatore voglioso, più determinato questa settimana, come lo giudica? Sì, ho visto la reazione positiva, questa reazione è la reazione giusta, la reazione di un giocatore orgoglioso che nel modo giusto ha preso questa esclusione. Anche perché il duello con Biadiani può essere uno dei duelli chiave della partita. Noi credo che Parma deve Biadiani, Cassano, Nove, è dei giocatori veramente importanti nella zona del campo, per cui io credo che focalizziamo l'attenzione sulla squadra senza andare sui singoli. Invece è segnalato in grande condizione Gonzalo Berghessio, può essere lui il trascinatore del Catania? Ma io me lo auguro, perché lui per caratteristiche, per carattere, per temperamento è un giocatore che quando sta bene sa trascinare tutto quanto, io mi aspetto questo. Invece la continuità offensiva che un po' è mancata nelle prime gare, è diversa da un problema di condizione fisica o di automatismi? Visto che i nuovi ancora ci dovrebbero integrare. Se andiamo a vedere anche il turno, perché è giocata secondo me in una buona parte, ma senza certi aspetti di cui abbiamo parlato prima che sono fondamentali. Però siamo andati, abbiamo avuto 5 occasioni da rete, poi il caso, la partita con l'Inter all'inizio. Per cui io credo che poi alla fine, come si diceva, l'episodio deve essere giusto, deve portarti a sfruttare magari quelle situazioni, poi dal punto di vista anche mentale cambia un po' tutto. Noi dobbiamo, ovvio, dobbiamo andare alla ricerca di che le cose cambino da solo, però sappiamo che anche capitalizzare e comunque riuscire a portare a casa una rete, una situazione pericolosa, un risultato, dà forza poi a quello che stai facendo. Noi dobbiamo essere bravi a svoltare questo, essere lucidi di tutto questo, essere concentrati, lucidi e mettere un impatto incredibile. Grazie. Due domande, una su Boateng e una su Kepo. Su Boateng ha detto che sta imparando molto, lo vede maturo per poter giocare e se lo vede più da esterno che da punta. E poi su Kepo, perché non è stato convocato e se lo vede ancora nel progetto? Perché convocato? No, se nelle prime partite precedentemente. Ma perché c'è un discorso un po' diverso, è un ragazzo che per il suo merito deve andare a giocare, poi è rimasto, per cui a parte dei percorsi, adesso.
convocato. Per quanto riguarda Matteo sto provando in più umori proprio per capire anche magari in funzione di certe partite come può essere utilizzato. No, perché è un ragazzo atipico, perché è molto ordinato nello stare in campo, voglio capire bene, stiamo lavorando poi su tutte delle situazioni che ci potrebbero capitare per poterla utilizzare. La gestione dei cambi verrà condizionata dall'impegno intrasettimanale imminente oppure no? No, noi guardiamo questa gara senza pensare alla prossima, credo che sia la strada, ma al di là del momento, al di là della situazione, credo che sia la strada per me sempre quella di guardare la partita che è di fronte. Anche per il Parma è una partita molto delicata, un solo punto rispetto insomma, a delle aspettative diverse, un po' come il Catania. In questi casi in una partita dove sono due squadre convalescenti, quanto può essere importante e determinante la vicenza del fattore campo, cioè di avere uno stadio che sostiene dal primo al novantesimo? Ma può determinare molto, può dare una grande spinta, però siamo anche consapevoli che la prima spinta la dobbiamo dare noi anche i nostri tifosi, perché ci possano spingere veramente come sanno fare. Però dobbiamo osservare accendere la scintilla nel modo giusto. A conclusione di questo, il caso Barrientos, riesco un po' a sentire che tipo di reazione ti aspetti? Guarda, io so una cosa, da qua sono convinto che il club di Arcani vuole bene la squadra, vuole bene questa maglia, vuole bene questi colori. Prima di tutto vengono questi, al di là del momento che sappiamo che siamo consapevoli negativo che abbiamo attraversato e vogliamo uscirne anche bene. Per cui, per me, prima di tutto per il tifoso di Catania c'è Catania e credo che saranno pronti a sostenerci, proprio che poi dobbiamo meritarci questo sostegno e lo dobbiamo dimostrare sul campo. Mister, le volevo chiedere, forse sembra banale, però sinceramente questa di domani è una partita da vincere più con la testa o più col cuore? Ci vuole tanto cuore, che però senza testa non può essere completo, prima di tutto il cuore, e poi metteremo la testa, ma non